Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, mi chiamo Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Oggi vi parlerò di un orologio veramente speciale. Era il 2012 e Omega, per commemorare il 50° anniversario dall'uscita nelle sale del primo film di 007, decise di lanciare due particolari edizioni limitate del famoso Seamaster Professional, appunto dedicate all'agente segreto più famoso di tutti i tempi. Questa particolare edizione limitata venne proposta in due misure differenti, ossia 36,5 e 41 mm, ed io sono il fortunato possessore di un modello da 41 mm detto full size. A voi il video! Ecco qua la scatola originale, completamente bianca e con il logo Omega che domina al centro. Ed ecco qua la scatola vera e propria. Iniziamo col tirarla fuori. Come potete vedere, il logo Omega domina nuovamente sulla scatola inciso. E qua nella parte bassa potete vedere un particolare disegno che appunto raffigura il 50° anniversario con la scritta celebrazione del 50° anniversario di 007. Nel suo apposito alloggiamento vi è il libretto delle istruzioni operative con il logo Omega di nuovo dominante al centro. La scatola è apribile premendo un pulsante che si trova sulla parte laterale destra in questo modo. Qui nella parte destra è presente l'alloggiamento dove si trovava appunto in origine l'orologio. Abbiamo qui un sacchettino contenente tre maglie aggiuntive e sotto questa parte è presente la documentazione, appunto i certificati di garanzia Omega ed infine il certificato di autenticità contenente il numero dell'edizione limitata, informazioni tecniche e accenni storici. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore. Questo orologio fu prodotto in solamente 11.007 pezzi, ovviamente un numero non casuale. La più grande unicità di questa edizione è il particolare quadrante laccato nero che riporta stampato il monogramma 007, come potete vedere. Gli indici sono rivestiti in superluminova ad emissione blu, che permette una facile lettura dell'ora in tutte le condizioni di illuminazione. E come potete vedere, alle ore 3 è presente un datario a finestrella. La ghiera in ceramica è dotata di scala per la lettura delle immersioni in nitruro di cromo opaco, ad eccezione del numero 50, che è in tono con la lancetta dei secondi e con la scritta Seamaster che domina sotto il logo Omega. La seconda più grande particolarità di questa edizione risiede nel fondello, che come potete vedere ricorda la canna di una pistola, appunto a ricordare 007. Al centro, sul rotore, si trova una decorazione che rappresenta un proiettile ed è visibile attraverso un piccolo foro chiuso da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. L'orologio presenta ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti ed una valvola ad elio a ore 10 che permette di espellere gli atomi di questo gas in fase di decompressione. Come si può evincere leggendo la scritta riportata sul quadrante, questo Seamaster Professional è resistente all'acqua fino a 300 metri di profondità. Questo orologio è denominato cronometro ed è appunto dotato di certificazione COSC. Il movimento che monta all'interno è il calibro di manifattura Omega 2507, a scappamento coaxial. Il bracciale in acciaio inossidabile spazzolato e satinato è dotato di sistema brevettato Omega a vite e perno. È un orologio che ritengo bilanciato, aggraziato e anche molto versatile, adatto sia ad accompagnare abiti eleganti che per essere utilizzato ad esempio al mare. Credo inoltre che la meravigliosa stampa sul quadrante lo renda davvero particolare ed unico. E se siete alla ricerca di qualcosa di diverso, che vi distingua dalla massa, questo è l'orologio che fa per voi. E ovviamente, se amate già il modello e siete fan della saga dell'agente segreto più famoso di tutti i tempi, beh, è forse un acquisto obbligato. Grazie a tutti per aver visto questo video. Se il contenuto vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like qui sotto. E se desiderate supportare il canale e ricevere altri contenuti come questo in futuro, potete iscrivervi cliccando questo link. Ciao a tutti!